Buona domenica da Federico Tardia e benvenuti all'altro lato in diretta dagli studi di Milano di Radio 2. Ecco, diamo la palla da Varime. Per un attimo temevo di essere lei quartiere del Papa, non ascoltare l'altro lato, non poteva starci. Un grazie a Varime. Allora, oggi parleremo di emozioni, non di una sola emozione, ma di 525.600 emozioni. Tante, infatti, sono le emozioni che si possono vivere in un anno se uno calcola un'emozione al minuto. L'idea folle e geniale, nello stesso tempo, è venuta da Daniele Alberti, architetto torinese di 30 anni, oggi ospite qua con me. Ciao Daniele. Ciao, grazie. Allora, tu hai messo in vendita un anno. Esatto. Per minuti. Hai fatto due conti, un anno, vabbè, sono 365 giorni, 8 ore, e hai visto che i minuti erano tanti e ti sei inventato questa cosa, una sorta di calendario emozionale, questo è il nome che hai scelto, Esatto. su internet. Di cosa si tratta? Allora, è un calendario emozionale collettivo dove ogni minuto un utente può associare un'emozione. Può decidere di pubblicare un'immagine, un video oppure un testo. E questo video, immagine e testo andrà in home page esattamente nel minuto in cui avrà scelto l'utente di mandarlo online. Per i 24 fusi orari, quindi se ci colleghiamo in Italia, al GTM più 1, abbiamo un orario specifico. A Londra arriverà allo stesso momento, però dopo un'ora. E l'utente potrà personalizzarlo con quello che vuole e condividere le sue emozioni con tutta la rete. Ed è come un diamante, mi dicevi, se non È meglio di un è meglio di un diamante, diamante, che costa perché meno costa molto meno e poi comunque il diamante non trasferisce le emozioni come un video, delle immagini oppure degli attimi scattati in quel momento e poi non riesce a condividerlo così in maniera globale in tutto il mondo. quindi, proprio un esempio concreto, io mi sposo, ho l'immagine del mio matrimonio, una foto, mi sono sposato alle 10:28 di quel giorno, io posso acquistare quel minuto, lì mettere la foto del mio matrimonio e per sempre, in quel minuto, in quel giorno e in quell'ora ci sarà la mia foto. Esatto, per esempio noi abbiamo un utente che si chiama Giovane, alle 22:38 del 14 giugno, con scritto l'ultimo bacio, l'ultimo ritratto, l'unico ritratto possibile per un periodo bellissimo e indelebile, esattamente il momento in cui si sono sposati. E quindi ogni anno lui adesso sarà davanti al computer ad aspettare quel minuto che se ti distrai è fatta. Se squilla il telefono proprio quel minuto che passa la tua foto hai perso il regalo, no? No, la fortuna in realtà è che i minuti possono essere recuperati, diciamo, andati a cercare, condivisi, commentati e anche, diciamo, votati all'interno del calendario, perché un utente può entrare all'interno del calendario e attraverso i mesi, attraverso i giorni, andare a recuperare quelle che sono le emozioni di tutti gli utenti all'interno di MyMinute. Quindi i minuti sì vanno in un paese il minuto esatto, però poi in realtà vanno a completare il calendario in un vero e proprio calendario on demand. Il sito www.myminute.org e cercheremo di capire, andremo a vedere via radio alcune di queste foto, alcuni di questi minuti emozionali, però via SMS, così facciamo partire anche noi il gioco, raccontateci qual è il minuto più bello della vostra vita, il minuto che vi piacerebbe inserire in questo calendario emozionale, poi scopriremo anche come si fa in concreto. Il numero per gli SMS è 3487-300-900. Tutte le emozioni, minuto per minuto, un calendario collettivo per mostrare appunto quello che si è provato in questi 60 secondi, ma anche per andare a curiosare, a rivivere le emozioni degli altri. Questa è l'idea di www.myminute.org. Allora, Daniele, c'è un prezzo da pagare per rendere immortale un'emozione, vero? Sì, il costo del minuto è 1 euro più le spese di mantenimento delle tasse, è un prezzo molto simbolico perché in realtà dietro a questo progetto c'è un altro obiettivo, che è quello di finanziare nuovi progetti internet creativi e innovativi per sviluppare le potenzialità della rete qua in Italia. Cioè, quindi 1 euro più le tasse vuol dire che arrivi a... Ma alla fine sono 2,62 euro alla fine della transazione, si può fare attraverso PayPal oppure carta di credito. Ed è, come ti ho detto, un prezzo simbolico. Ma all'anno devi pagare questa cifra? No, è questo. Sì, one shot. Uno compra il minuto e quel minuto, a meno che tu non decida di chiudere e di scappare con tutte le emozioni, Non credo proprio che scappare questo io vorrei che fosse il mio regalo all'umanità. all'umanità, nel senso che voglio lasciare qualche cosa e la cosa più bella è poter, diciamo, raggruppare tutte queste felicità degli esseri umani e comunicarla. Paradossalmente mi è anche venuto in mente che vorrei
comunicarla agli alieni. Ah, quindi... Lanciare nello spazio... Il tuo server. No, lanciare nello spazio attraverso le onde radio i momenti più belli del genere umano, in modo tale che in realtà capiscono che sulla Terra sono delle persone belle, felici e che vogliono vivere felicemente. Che bello, ci pensa, poi un po' vedi le foto, a volte c'è anche qualche faccia che dice, vabbè, un alieno vede questa foto e dice rimango su Marte, che sicuramente è meglio. Ascolta, appunto stavo un po' scorrendo alcune delle immagini, tante ovviamente facce sorridenti, tanti momenti di coppia, i momenti un po' istituzionali. Sì, è vero, sono diciamo minuti d'amore, sono minuti in cui le persone, poi soprattutto adesso San Valentino, condividono la propria gioia di essersi incontrati, però in realtà ci sono anche dei minuti estremamente interessanti. Tu parto con il primo, che è il più interessante di tutti, è quello di Anna Falchi. Le 20.45 del 21 febbraio è la prima serata del Festival di Sanremo ed è il minuto per Anna Falchi più bello, perché equivale alla prima serata del Festival di Sanremo a cui ho partecipato. E da quel momento la sua vita è cambiata. E sotto un bel chi se ne frega, uno lo può dire. No, non si può dire. No, Anna Falchi è una grandissima. No, era così per ognuno può scegliere. Esatto, ma e questo è proprio l'obiettivo di questo calendario emozionale, cioè è il condividere il proprio istante, che possa essere soggettivo oppure oggettivo, non importa. L'importante è che ci sia una neutralità e un'emozionalità che possa trasparire. Quindi. E quindi è stata l'occasione per salutare di nuovo Anna Falchi. Poi andiamo a vedere altro, ma una domanda. Un altro no, aspetta, sì, San Valentino. Sì. Io decido di immortalare il bacio con la mia fidanzata. Sì. E finiamo sul nostro calendario, poi dopo 2 mesi la mollo. Posso essere tolto dal calendario? Sì, teoricamente dovresti iscrivermi e io a quel punto lì posso cercare di capire come fare a toglierti, rimetterti diciamo la nuova fidanzata. Ok, non mi dai dietro i 2,66 euro. No. No, per capire appunto come funzionava. 348 7 300 900, via sms, raccontateci qual è il minuto che anche voi volete immortalare su questo sito www.myminute.org.